Domenica scorsa io ho tenuto fede a quello che poi avevo detto ai calciatori, cioè non guardate le partite, non disperdete energie nervose, perché di quelle abbiamo bisogno domani. Domani è lunedì, ma era già da una settimana che mi raccomandavo. Io ho fatto la stessa cosa, non ho visto la partita, non ho visto le partite, perché non predicavo soltanto per loro, ma anche per me stesso. E poi mi hanno avvisato, io ero sopra in terrazza che stavo fumando, sono arrivati sopra e mi hanno avvisato, l'ho saputo in quel momento lì. Non ero collegato live con niente e con nessuno. La Sampdoria io la vivo sempre con un animo positivo, cioè, momenti brutti se ci sono stati, come dicevo prima, penso di avere la capacità di isolarmi, quindi ci sono, perché in un campionato non è tutto rose e fiori, ci sono momenti di difficoltà dove tu devi comunque mantenere la barra dritta, essere sempre credibile e portare avanti un certo tipo di lavoro. Ma non ha mai rappresentato un momento brutto per me la Samp, quindi io sono a mio agio in questo club, in questa città. Io penso che il giudice sia il Milan stesso di questi due incontri, perché il Milan con due risultati su tre vince lo scudetto, mi pare in grandissima condizione psicofisica per poter sbagliare qualcosa. Gioca contro una squadra che ormai ha raggiunto il suo obiettivo, quindi è chiaro che non ti regala niente nessuno, ma il Milan ci arriva nel pieno della sua rincorsa, il Sassuolo è un po' che ha maturato quella classifica e quella consapevolezza, e alla lunga nei 95 minuti inevitabilmente si lascia qualcosa per strada. L'Inter deve vincere per sperare a sua volta di vincere lo scudetto, ma dipende dal Milan. Ecco perché ritengo che noi abbiamo, il calendario ci mette di fronte a questo incrocio, diciamo così, ma non penso che la Samp sia giudice di questo campionato. Partita difficile, contro una squadra non forte, fortissima, che primeggia in tanti dati statistici in questo campionato, che sono i numeri che sviluppano una partita, squadra fisica, tecnica, esperta, con tante risorse, quindi la gara è difficile.